depositato sì. tutte le quietanze che attestano che la compagnia assicurativa ha risarcito il danno a tutti i prossimi congiunti okay. delle persone offese. Un ammontare complessivo di poco superiore ai 3 milioni di euro. Risulta liquidato con tutte le autorizzazioni del giudice tutelare per il risarcimento ai minori. Ammonta a oltre 3 milioni di euro il risarcimento che l'assicurazione di Angelica Utter ha riconosciuto ai familiari delle vittime della strage di Santo Stefano di Cadore. A confermarlo, fuori dall'aula in tribunale a Belluno, l'avvocato di parte civile Alberto Berardi. Questo potrebbe avere delle conseguenze sul destino processuale della 33enne tedesca, accusata di omicidio stradale plurimo. Era il 6 luglio dell'anno scorso quando in via Udine l'Audi della donna piombò su Marco e Mattia Antoniello, papà e figlio letto, e su Maria Grazia Zuin, la nonna, non lasciando loro scampo. Il giudice che deciderà delle sorti dell'imputata potrebbe riconoscere la circostanza attenuante dell'articolo 62 numero 6, cioè l'intervenuto risarcimento del danno prima della celebrazione del processo. Circostanze ulteriormente l'avvocato della difesa Giuseppe Triolo. Indubbiamente è un attenuante, quindi ha fino a un terzo della diminuzione della pena. Questa è la fotografia di una vicenda che processualmente è però ferma al palo. L'udienza preliminare fissata infatti in tribunale a Belluno è stata subito rinviata per un vizio di procedura, ovvero un difetto di notifica telematica dell'avviso di chiusura indagini. Anche per questo la Utter non era presente. La 33enne è in una struttura psichiatrica del Veronese e il suo legale resta sulla linea del vizio di mente, su cui sicuramente tornerà nel corso del processo. La mia personale convinzione è che la ragazza non fosse capace di intendere di volere al momento del fatto.